Presidente, festa della donna, una giornata particolare, a questo convegno si è parlato proprio di questo e di questa parità che si deve cercare sempre di più di ottenere. Sì, è assurdo che ancora ci siano delle categorie, delle attività nelle quali vengono fatte delle valutazioni diverse tra uomo e donna, sia da un punto di vista retributivo, sia da un punto di vista, lo dicevamo sportivamente parlando, dei premi, per quale motivo un torneo in certi ambiti ha dei premi inferiori se sono tornei femminili rispetto a quelli maschili. È un percorso che si sta cercando di realizzare, purtroppo ci vuole tanto tempo, però mi sembra di poter dire che molti passi sono stati fatti avanti, soprattutto a livello culturale, perché quello è l'aspetto più importante, e che qualcuno non abbia il retropensiero che lo fa perché lo deve fare, lo fa perché è giusto che si faccia, perché assolutamente le donne devono avere gli stessi diritti, forse qualcuno in più, anche perché la donna svolge comunque in ogni caso qualcosa in più dell'uomo, per cui qualcosa in più dovrebbe avere. Sì, i dati sulla dirigenza sportiva sono ancora un po' sconfortanti, anche se della strada è stata fatta e verrà fatta ancora. Quello che desidererei come donna, come dirigente sportiva, è vedere più donne impegnate nella società sul territorio, perché ovviamente è dalla base che si possono poi cambiare le cose al vertice. Se dovesse dare in questo senso un consiglio stimolante però alle donne, in questo caso nello sport, per emergere anche nella governance, qual è la ricetta? Beh, io innanzitutto consiglio di imparare a vedersi in altri ruoli che non siano quello della praticante sportiva, dell'atleta o anche dell'atleta di alto livello. Ci sono tanti ruoli nelle organizzazioni sportive, ruoli dirigenziali, ruoli di alto profilo, ruoli che aprono anche porte all'esterno del mondo sportivo, quindi il mio invito è di provarci. Io credo che la cosa importante deve essere un cambio culturale, cioè non dobbiamo pensare di essere su ruoli diversi, dobbiamo avere gli stessi ruoli e avere anche la capacità di essere interscambiabili, e questo è importante. Poi è ovvio che bisogna intervenire a livello di base, a livello di scuola, ma anche noi donne dobbiamo farlo all'interno della famiglia, nell'educare i figli in modo che capiscano che i ruoli sono intercambiabili e che quindi non c'è differenza di genere nella società. Questo è un cambiamento fondamentale per arrivare al risultato. Non sono le lotte che funzionano, ma sono le alleanze. Oggi si parlava di sport e non solo, ma nello sport le donne vincono tanto, tantissimo, ultimamente anche molto più degli uomini, però comandano forse ancora un po' troppo poco? Sì, è vero, però io trovo che sicuramente lo sport è un mondo maschilista, però non è solo colpa degli uomini, perché forse anche per fatti culturali non abbiamo la presenza di donna nell'associazionismo sportivo. È importante che la donna si avvicini all'associazionismo sportivo, perché questo può veicolarla verso degli orizzonti che magari non conosceva, perché nell'ambito dell'associazionismo sportivo è un microcosmo dove c'è tutto, ci sono risorse umane, c'è la gestione, c'è la programmazione, c'è la sicurezza e tanti altri aspetti, no? Che si devono affrontare. Quindi proprio anche frequentando l'associazionismo sportivo uno può trovare una strada che magari non aveva pensato, oppure può avere quelle informazioni di base che poi l'aiutano a crescere se vuole fare la carriera dirigenziale.